Bentornati sul nostro canale. Allora, io mi sono fatta una bella doccina prima di pranzo e ora abbiamo mangiato, stiamo comunque pulendo un po' casa e stavo guardando se vi potevo appoggiare da qualche parte, ma no. Adesso stavamo pulendo un po' casa, mi è venuta in mente una cosa che non vi ho fatto vedere. Mia suocera è andata alla metro e ha trovato questo prodotto qua che lei usa ormai da anni. Ha un profumo veramente buonissimo ed è il Quarmon, vedete, 2 al deodorante disinfettante. Lei lo usa molto, infatti appena mi ha fatto sentire l'odore Emanuel ho capito di cosa si trattava, perché anche quando va in bagno da lei si sente sempre il profumo di questo Quarmon qua, ed è molto molto buono e si può in realtà usare dappertutto. Si può usare come lavapavimenti, per lavare i sanitari, per lavare un po' tutto, quindi è molto molto buono. Lo usano anche in realtà in alberghi, ospedali, cliniche, caseifici e in agricoltura, quindi è buono. Non penso che sia eco, cioè sinceramente, anzi, però magari ogni tanto usarlo non fa male. Magari adesso che sono ancora qui che sto cercando come organizzare le pulizie, perché non l'ho ancora fatto, magari una volta a settimana usare il Quarmon, non lo so. Comunque adesso poi proveremo a diluirlo, prendiamo un spruzzino, così non va via subito, perché se lo usi così puro, cioè, non dura niente e non credo che costi così poco, quindi. E poi niente, abbiamo steso, vi faccio vedere. Ho fatto 3 lavatrici, adesso ce n'è una quarta che sta andando, perché sinceramente non abbiamo fatto molto di lavatrici questa settimana. E vabbè, 2 sono state velocissime perché erano i panni dell'Ema per pulire e quindi quelle 15 minuti hanno fatto. Poi adesso ho messo il... ne ho fatta una prima di mangiare, l'ho stesa, adesso ce n'è un'altra, vediamo quanto ci mette. Mamma mia, c'ho l'allergia che sta iniziando proprio tanto tanto dal fastidio. E niente, adesso poi io vado a vestirmi, a truccarmi, a farmi i capelli, che non penso che mi metterò a fare chissà che cosa, sinceramente. Magari li lascerò un po' sciolti e farò uno chignon con alcuni capelli, con l'elastico. Ma non mi metto a attaccare la piastra o cosa, perché fa caldo, troppo caldo. E poi devo mettermi a tagliare la rosa che ha sfiorito. Tanto credo che faremo più o meno 2 orette là, poi veniamo a casa, anche perché dobbiamo fare un po' di cose. Faremo anche la crostata poi oggi pomeriggio. Allora, eccoci. Mi sto per preparare, ho i capelli ancora bagnati, ma non importa, gli do solo una spazzolata, poi dopo che mi sono truccata vado a fare ad asciugarli, vedere come tenerli, ma credo che a sto punto li lascerò poi giù o giù o li raccolgo con il coso, vediamo. Comunque, quello che volevo dirvi era, nei messaggi che ho visto
sotto il video dell'orto, perché voi questo video invece lo vedrete martedì, sotto il video dell'orto, ho visto che tante persone mi hanno scritto che loro non mettono né i peperoni né le melanzane perché non vengono. Allora, io ci provo. L'anno scorso ne sono venuti pochissimi, due forse, ma credo sia perché il terreno non era molto, come si dice, molto ricco. Mancava comunque un po' di zolfo, un po' di roba. Parlando con il marito di Carla, l'amica di mia suocera, ci ha detto che praticamente lo zolfo, queste cose qua, si ricavano un po' sia dai concimi di pallini e sia dalla cacca. Sì, la cacca degli animali. E noi abbiamo messo la cacca degli animali, quindi in teoria dovremmo avere un po' più di produzione quest'anno. Già l'altro anno non è andata male, però dovremmo avere qualcosina in più. Si spera. Quindi non vedo l'ora e spero che vengano i peperoni e le melanzane. Avvicino solo un po' questo, abbassiamo un po' l'intensità, se no non ci vedo più dopo. E niente, volevo dirvi questo in realtà. Stasera vorrei iniziare a fare il letto, perché sennò non ci muoviamo più. E mi spiacerebbe, sinceramente. Scusate, ma la mia voce va un po' via. E dobbiamo fare il letto. Quindi inizieremo a lavarlo e dargli una base di protettivo, perché mi ha spiegato che devo fare così. Invece di metterlo alla fine, devo metterlo prima. Ma poi vi farò vedere tutto, quindi non vi preoccupate. Adesso sto solo cianciando per passare un po' il tempo del trucco. E andrò sinceramente a fare un po' di sfumatura sull'occhio e poi metterò la linea di liner se riesco, se non mi viene male, perché è un po' che non lo faccio. Non sono più abituata. Quando truccavo avevo la manualità, quindi riuscivo sempre a farlo. Adesso che non trucco più, non riesco quasi mai. Non capisco perché c'è la voce che sta andando via. Ok. E niente. Quindi adesso mi metto a fare un attimino un po' di trucco. Iniziamo con le sopracciglia, le mie solite sopracciglia. Allora, ecco qui. Queste sono le scarpette del matrimonio. Che così almeno le uso. Sotto al letto c'è una calza di Manuel, ma va bene. Mi piace. Ripreso perché ho provato a fare la pasta frolla, scusate, per la marmellata, però si vede che facendola di fretta, non l'ho lasciata riposare tanto, si è sgretolata e quindi ha cotto malissimo, quindi ho detto boh,
buttiamo via. C'ho ancora un po' di marmellata e oggi pomeriggio vedrò cosa fare o non fare. Adesso, nella friggitrice d'aria stanno andando i peperoni perché li voglio fare abbrustoliti, quelli che poi togliete la crosticina e cioè la pelle, e li mangiate con un po' d'olio. Quindi li sto facendo con la friggitrice d'aria. Appena finito, faccio una torta salata, così oggi a pranzo mangiamo torta salata e quei peperoni lì. Torta salata sarà con zucchini, pancetta e un uovo sbattuto del formaggio. Però devo aspettare che finisca la friggitrice lì. E poi però la torta salata credo che la metterò in forno, perché così almeno ci mette, cioè, ne faccio una grossa e boh, perché sono già le 11:06 e non hanno ancora finito, quindi sapete un po' com'è. Ieri non veramente non vi ho fatto più sapere niente di come è andata o non è andata, perché siamo arrivati stanchi. Ho provato a fare la crostata come vi ho detto prima e boh, ho detto basta, quindi sono andata a dormire perché ero stanchissima. Oggi siamo qua con un problema della fossa. Ancora sta fossa ci sta facendo dannare. Adesso vediamo. Stasera vengono a vedere un attimino se riescono a stupparla così. Se non ci riescono i nostri amici, allora andremo di spurgo. Però lo spurgo comunque sui dai 100 ai 300 euro costa, quindi se riusciamo a risolvere così forse è meglio. Meglio. E niente, l'orto sta bene. Adesso dovrebbero tagliare quell'albero che vi dicevo forse già ieri. Speriamo. E Manu sta già montando il pezzo di video prima di questo pezzettino qua, perché così ci portiamo avanti. Non siamo sempre in affanno alla sera a dover fare il video. Voglio proprio arrivare a magari mettere al mattino, a fare un pochettino, al pomeriggio, ma non la sera, perché veramente, secondo me è troppo. Cioè, mettersi lì alla sera che sei già stanco non va bene. Vi faccio vedere i zucchini, ve li faccio vedere poi nella torta salata. Magari facciamo un salto nell'orto, così vediamo un attimino com'è. Se sta tutto bene, diciamo. Quello con i capelli, con l'elastico. Ma non mi metto a tagliare la piastra o cosa, perché fa caldo. E lì c'è Fusillo. Dovete sapere che questo è il posto preferito dei gatti. Stanno sempre qua sotto. Amori, toponi. Invece bisogna fare occhio adesso che non vada dove c'è la fogna. Perché la fogna è aperta, ve la faccio vedere da qua. E quindi bisogna risolvere. Per fortuna non c'è il vento, quindi non c'è odore. E qui c'è l'orto. Ragazze, io guardate, non vedo l'ora di vedere i primi frutti che crescono. Mamma mia. L'insalata già sta crescendo. Basta non dire. In teoria è questa pianta qua che dovrebbero togliere. Perché così almeno l'orto ha più sole, perché vedete che c'è tanta ombra. Speriamo in bene. Mamma mia. Andiamo a vedere le pere come sono messe. Ciao Fusi! Fusino? Spike? C'è qualcuno? Sì, c'è qualcuno, perché anche adesso sta andando là. Ah, i miei capelli sono tutti ondulati. Au! Pupuz! Guardatelo che subito va nella fogna. Non andare dove c'è la fogna. Le pere, vi faccio vedere le pere. Anche le pere stanno crescendo, guardate. Sono quella varietà che rimangono piccole, quindi non cresceranno molto, però sono contenta, ce ne sono un sacco.
Pupuz, lo sai che non puoi stare fuori da solo, perché sennò tu vai dove c'è la fossa, vero? E niente, devo tagliare le rose. Oggi pomeriggio le taglio. Come mi ha detto una di voi, 5 foglie più in basso. Quindi lo farò. Però sono belle, mamma mia. Qua ne è uscita una. Però vedete, queste qua rosse e nere escono meno. Dobbiamo togliere l'erba. Ogni volta che vi faccio vedere le rose vi dico che dobbiamo togliere l'erba. Fossa biologica aperta. Un po' puzza che fa i suoi giri. Topponi! Lui da quando è qua è rinato. A Torino era mogio, infatti abbiamo detto boh, è vecchiotto, magari non sappiamo quanto duri. Invece adesso si è ripreso. Scusate, ma ha chiamato mia sorella, quindi ho dovuto stoppare. Dicevo che Asso a Torino era sempre più mogio, eccetera. E adesso qua invece si è ripreso. Anche perché sì, lo portavamo giù, però lui, essendo comunque un cane grosso, se non lo porti giù tanto, 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 è un... c'è un brufolino. È un peccato. Che succede? Ah, sta guardando cosa succede nella fossa. Che è successo? Sì, vabbè, non far vedere a me il massimo. No, sto inquadrando me. Mano sta guardando cosa succede nella fossa. Vabbè. Comunque dicevo, adesso si è ripreso, è tutto bello pimpante. Asso, che Torino era sempre un po' mogio, e quindi se i cani in casa o li porti tanto tanto giù o ne patiscono. Poi lui, essendo un lupo più o meno, un lupetto, vero Topone? Non mordi mamma. E niente ragazze, vado a vedere un attimo il video che punto è, perché Manuel si è fermato, non l'ha più fatto. Metto queste clip e vediamo. Allora, siamo qua, Manuel sta finendo di montare il video. Abbiamo deciso di salutarvi, così oggi pomeriggio iniziamo un altro vlog per mercoledì. E speriamo che vi sia piaciuto, vi abbiamo portato con noi alla laurea che vi dicevamo. E fatemi sapere se vi è piaciuto l'outfit, mi prude il naso, scusate, ma l'allergia mi dà fastidio. Sì, è pulita la fotocamera finalmente, perché era un po' sporchina. Mil è là che fa danno, ovviamente. Fai così sul davanzale. Fai così, lui arriva. Oh no, Migius. Anche Mimmi vi ha dato il suo saluto. E mi raccomando, se non sei iscritto, iscriviti. Mettete mi piace, attivate le campanelline e commentate. Sono un po' spaventata qua. E... no, aspettate. Niente, se l'hai tolto. Aveva un pezzo di... aveva questo qua attaccato allo zampino. Volevo farvelo vedere, ma se l'hai tolto. E niente, ci vediamo in un altro vlog. Ciao! Ciao, ciao!